Si dice che in questo periodo sia tutti più buoni e io invece no. Sono sempre più pignolo e cattivo, quindi oggi andiamo a vedere le 10 cutscene peggiori che io abbia mai visto all'interno dei videogiochi, con scelte stilistiche anche discutibili. Ciao a tutti e bentornati su Top Games, ma soprattutto ciao a te che magari è la prima volta che capiti da queste parti e mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanella e qua sotto in descrizione trovi tutti i link ai nostri social dove carichiamo contenuti esclusivi che qua su YouTube non troverai. Ma è arrivato il momento di mettersi al lavoro e andare a cercare le 10 cutscene che mi hanno fatto accapponare la pelle, perché effettivamente ci sono giochi belli con cutscene brutte, ma ci sono anche giochi brutti con cutscene peggiori. Quindi oggi si scava nel torbido e buona visione a tutti! Torniamo a parlare di The Walking Dead Destinies, che sta già in un'altra classifica qua sul canale, quella dei peggiori giochi del mio 2023, se te la sei persa valla a recuperare. La scelta stilistica all'interno di The Walking Dead Destinies è secondo me una delle peggiori, ovvero dei grossi fermo immagini in tutte le cutscene dove i personaggi sono peraltro doppiati e tutto si muove in parallasse. Perché non mi è piaciuta? Perché hanno utilizzato gli stessi poligoni di gioco, non c'è differenza tra gioco e cutscene, ma la cutscene non è un'animazione, non è niente di simile. E allora, perché non utilizzare un sistema sketch dove il disegno che io voglio far vedere, cioè l'immagine che io voglio far vedere, si crea al momento, i personaggi dialogano e allora posso esasperare il parallasse e fare qualcosa di un pochino più originale. Utilizzare gli stessi poligoni di gioco, che peraltro non sono neanche bellissimi, parliamoci chiaro, secondo me abbassa tutto quello che potrebbe essere la profondità della scena che stiamo guardando, trasformando un gioco che bene o male potrebbe anche starci come livello storia, gameplay, eccetera, in un qualcosa di abbastanza dozzinale e che mi fa anche perdere un pochino la voglia di stare a guardare che cosa succede. Medal of Honor Warfighter. Chi di voi se lo ricorda? Perché è un gioco un po' vecchiotto e non è da tutti aver giocato titoli simili. Però Warfighter a me è rimasto impresso nella mente per le cutscene. Cioè per la differenza tra cutscene e gioco, perché effettivamente il gioco di per sé può anche funzionare, perché la grafica era già molto bella e soprattutto la reazione delle cose funzionava. A me sono sempre piaciuti i Medal of Honor, ma le cutscene. Le cutscene erano qualcosa di terrificante, le uniche cose dettagliate erano i personaggi principali, mentre i personaggi secondari erano già più brutti e soprattutto in alcune situazioni, se non mi ricordo male, non muovevano addirittura la bocca ed era terrificante questa cosa. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è l'esasperazione delle forme. Le forme dei volti sono strane. Io non so... Lo so che è un brutto argomento, lo so che siamo nel 2023, se si dicono cose simili ci vogliono tutti male, ma a me la bambina in ospedale non mi piace. C'ha la faccia troppo larga, gli occhi troppo vicini, la bocca troppo piccola rispetto a tutto il resto, e questa forzatura della sfocatura con l'obiettivo, con la scelta dell'obiettivo, mi ha veramente rovinato qualsiasi piacere. Se poi guardiamo la moglie di lui, è peggiora tutto quanto, perché abbiamo anche un incarnato simile a uno zombie che si rialza e fa visita al marito in ospedale. Non è proprio bello quello che vedo. Mi spiace, perché comunque nel contesto è l'unica cosa che mi ha stonato in una maniera terrificante. Ride to Hell Retribution. È un po' come sparare sulla Croce Rossa, lo so. Una storia molto debole, un gioco abbastanza flat e inutile, con cutscene terrificanti. I modelli sembravano personaggi deformer con braccia e avambracci allungati. E quando parlano sbattono la bocca, non stanno parlando realmente, la muovono a scatti ed è pazzesco vedere una cosa simile e non riuscirla a collegare a quello che sta succedendo o che stanno dicendo, perché oltretutto l'espressività dei volti era quella che era, né più né meno. E in più abbiamo anche la bellezza delle scene zozze dove tutto avviene con i personaggi completamente vestiti. Ma io dico, ma un bello sfumare sul nero, punto, sarebbe bastato. Cioè, non
non serviva far vedere i movimenti per poi farti vedere che erano vestiti e quindi un'incongruenza grossa come una casa. Sfuma sul nero. Ce l'hanno fatto veramente tutti, la transizione sul nero, cioè il fulcro di Star Wars. E non me la vai ad utilizzare in un gioco simile? Dai, sembrano alieni. Stray Souls, un gioco horror figlio di un'epoca dove tutti quanti all'interno degli horror volevano infilare storie pazzesche e intrighi indicibili, quando la bellezza nell'horror solitamente è la semplicità e la linearità all'interno della storia. Stray Souls è il chiaro esempio di quello che non bisognerebbe fare all'interno di un videogioco, ovvero non dovresti fare troppo se viene a mancare tutto il resto, perché comunque, nonostante da una parte tu sarai estremamente forte, dalle altre sarai estremamente debole, ottenendo un prodotto mediocre che poteva essere un successo, con qualche piccolo accorgimento, ma oggi ci dobbiamo concentrare sulle cutscene. E devo dire che effettivamente non mi sono dispiaciute nel complesso, ma sono inutili. Vediamo che ci sono dei problemi nella cutscene in particolare, dove c'è il tizio in mutande che fa fuori tutta la famiglia allegramente. È incongruente, salta da un punto all'altro, ci sono degli scatti, dei rallentamenti, delle scene brutte, i volti non sono fatti estremamente bene, non mi piacciono. Poi abbiamo una scena infinita, giuro, la scena più lunga che abbia mai visto, una cutscene inutile dei due tizi in macchina che se la menano a vicenda. No, ma sai perché io ho il mio 18° compleanno, chi se ne frega? Siamo partiti a raccontare una storia dall'asilo e abbiamo 20 minuti di tragitto in macchina da fare per poi concludere il tutto con prendi, questa è la Desert Eagle d'oro, con questa ci uccidi i demoni. Fine. Questo era il fulcro di tutto quel viaggio. Capire che ci sono i demoni e capire che c'è una pistola che ammazza i demoni. Totale 3 minuti di cutscene fatta bene e avreste vinto tutto. Purtroppo, oltre a questa, ce ne sono molte altre di questo genere. E una la sopporti, due no, tre hai chiuso il gioco, quattro ciao! Remothered, Tormented Fathers, un altro horror psicologico, vogliamo chiamarlo così, creato da gente che ha più idee che buon senso. Addirittura qua ci troviamo davanti al next level della bruttitudine all'interno delle cutscene, dove si arriva ad avere il testo che va in differita rispetto al labiale del personaggio e addirittura anche il doppiaggio segue questa linea. Infatti vedremo i personaggi che muovono la bocca e non si sente niente, oppure i personaggi che tengono la bocca ferma e si sente parlare. Sembra di guardare, non so se vi è mai capitato, ma tipo Caccia Ottobre Rosso doppiato in tedesco. Io vi assicuro che è la cosa più terrificante che si possa guardare. Oltre al doppiaggio terrificante c'è l'inespressività quasi assoluta dei personaggi, dove sono molto rigidi, addirittura parlano muovendo pochissimo la bocca perché non si sa mai, e le incongruenze. Io muoio dietro alle incongruenze. C'è la scena dove lei parla col vecchietto nell'ufficio, dove ad un certo punto lei esplode prendendosela col vecchietto e senza alcun senso logico si incomincia a parlare di Dio. Come siamo arrivati a questo argomento? Cioè non c'è la transizione, quindi anche la storia in tutto questo e l'animazione di tutta la scena e il senso di tutta la scena non esistono. Quindi mi dispiace, ma in alcuni casi io mi trovo costretto a valutare anche l'insieme della cutscene, quindi anche la scenografia, quello che viene detto, il dialogo e l'animazione, non solo la bellezza di quello che sto guardando, perché la bellezza è fatta da tutto l'insieme degli elementi che a quanto pare sono stati buttati lì a caso. Resident Evil The Dame. Siamo ai tempi della PlayStation 2 e vi ho tirato fuori un gioco che nemmeno io mi ricordavo di aver giocato. Un titolo della serie di Resident Evil completamente inutile per lo scopo finale, ma che rievoca in me quel senso di ribrezzo che un po' mi solletica. Tanta CGI nelle cutscene che comunque
cioè non sono proprio belle, ma era un periodo storico un po' stranetto e c'era il gioco che usciva con le cutscene più belle della storia e quello che usciva con le peggiori. Questo è il secondo caso e ha delle cutscene che avrebbero funzionato molto meglio se fossero state fatte come avveniva in Final Fantasy VII, il primo Final Fantasy VII, dove si sceglieva il Super Deformer per risolversi tutti i problemi del caso. Tutti i volti sembrano ispirati a dei goblin brutti e c'è un abuso smisurato della slow motion. E oltre a tutto questo, ovviamente, nella scena iniziale tutti sembrano cattivi. E non l'ho mai capita questa cosa. Come Rebel Moon, quel nuovo film che c'è su Netflix, pazzesco, spazio, gente che va ad assoldare, una truppa bellissima, una storia profonda come una pozzanghera, dove però c'è un abuso smisurato di slow motion. Per capirci qualcosa devi guardare il film a due per, cioè... Dark Seed 1 e 2, partiamo dal concetto che a me Giger piace un sacco. Se non sai chi è Giger, metti qua sotto nei commenti un cuoricino spezzato, che è il mio in questo caso, però te lo spiego chi è. È quell'artista che ha fatto tutti i disegni per Alien e la maggior parte delle persone lo conoscono per questo. In verità è da prima artista e fa cose tendenzialmente controverse, diciamo che disegna falli e tizie poco vestite ma camuffate da alieno e con uno stile tutto suo, quasi unico. Mi viene da dire che ha avuto successo soprattutto per gli anni in cui è uscito e per il peso che avevano le sue opere all'interno del cinema e all'interno di molte altre situazioni. A me è sempre piaciuto, soprattutto per la profondità che riesce a dare all'immagine, perché con due colori il più delle volte riesce a creare degli ambienti pazzeschi e di un effetto assurdo. Anche il videogioco Scorn si è ispirato allo stile di Giger per ricreare gli ambienti. Quindi, ecco, questa è un'infarinatura un po' generale sul personaggio. Ora parliamo dello schifo che è stato fatto con Darkseid. Darkseid 1 era frustrante. Siamo onesti, c'era quel cavolo di timer sullo schermo che mi uccideva. Nel 2 siamo riusciti a fare anche di peggio, perché intanto si apre con una cutscene dove Tizio corre e fa le facce. Sembra di essere ritornati in una serie televisiva brutta degli anni 60-70, giù di lì. E poi c'è Mike, il personaggio principale, che intanto si sveglia vestito di tutto punto, incredibile, solo lui ci può riuscire, ha la voce da ragazzino. Mi stona completamente lui come personaggio, mi stona la voce, mi stona lui collocato all'interno dell'ambiente, cioè non c'entra niente con tutto il resto. E in più anche la madre ce lo fa notare, perché quando ci parliamo al piano di sotto in cucina ci dice ma io sono un po' delusa, e anche noi. Questo te lo dico piano: Link, The Face of Evil e The Wand of Gamelon, chi se li ricorda? Perché stiamo parlando del Philips CDI, terrificante già così. Ma è ancora più terrificante scoprire che certi titoli hanno addirittura la licenza ufficiale. Non credo che ci sia molto da aggiungere a riguardo. Un errore per tutti e un errore che spesso nemmeno Nintendo cita tra i titoli di Zelda, ad esempio. E questo è tutto un dire, ci fa capire che non doveva succedere, senza parlare comunque delle peggiori cazzi che io abbia mai visto all'interno di un videogioco, con un'animazione che peraltro era anche fluida, ma troppo stravagante forse, con una storia pessima e la forma dei volti. Dai, Link col nasone lungo, scherzi. Deep Fear ha probabilmente le cutscene più brutte che ci siano, perché ci prova. Il problema è che ci prova. Ci sono giochi come Resident Evil 1, e Resident Evil è sempre stato altissimo come cutscene, a parte con quello che abbiamo detto prima, e forse anche Resident Evil 1, perché effettivamente le facce che facevano gli attori in queste cutscene erano oro. Ma qui abbiamo superato quella sottile linea rossa, in pratica ci troviamo davanti a un gioco dove nelle cutscene, a parte che il doppiaggio è
pessimo, terrificante. Sembra che stiano parlando del più e del meno, mentre c'è gente che muore da tutte le parti, una tragedia in corso e tutto il resto. Ma in più i personaggi sembrano forzati a fare le cose. E questa è una di quelle cose che mi ha sempre colpito di Deep Fear. L'inutilità, nell'insieme l'inutilità delle cose. Ma non è ancora il peggiore. Infatti è arrivato il turno di Blood, che si ricorderanno in quattro. Ma ha avuto anche un remake fan-made, perché era un gioco seguitissimo, che si ispirava al 100% ovviamente a Wolfenstein, a Doom, e riusciva a riprodurre al 100% tutta l'atmosfera. Poi ora magari mi dite qua sotto, ma guarda che sono loro che l'hanno fatto, probabile. Io sinceramente dei tempi non ho questi ricordi e non voglio neanche rovinarmi tutta l'atmosfera che mi sono creato intorno ai videogiochi andandomi a cercare le cose su Google, se no i miei video diventerebbero assolutamente impersonali e di mio non ci sarebbe niente, neanche il ricordo. Quindi voglio ricordarlo così com'era, un Doom molto più bello per quello che mi riguarda, con delle ambientazioni bellissime ed effettivamente anche una storia che funzionava. Ma ragazzi, le cutscene sono la cosa più brutta che io mi ricordi all'interno di un videogioco. Soprattutto perché dopo una cutscene c'era anche la delusione. Perché tu avevi un gioco bellissimo con delle cutscene pessime. Delle cose che potevano essere sostituite con uno stickman disegnato a mano da un bambino al momento e sarebbero state più belle. Perché, mi chiedo? Perché quando hai il gioco vincente devi distruggerlo con una CGI terrificante. Ai tempi, lo so, funzionava così, né più né meno, ma potevi metterci un pochino più di impegno, soprattutto per tutti gli appassionati e tutti gli amanti che ancora oggi quel titolo se lo ricordano. Ed è così che si chiude la mia top 10 delle cutscene peggiori che abbia mai visto e di cui ovviamente ho memoria all'interno dei videogiochi. Fammi sapere qua sotto nei commenti se li conoscevi tutti, se ti è piaciuto il video e soprattutto se hai altri giochi da segnalarmi con le cutscene più brutte della storia. Che magari ci esce anche un secondo video sulle cutscene, però prima mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella. Cos'è che hai detto? Come faccio a supportare un canale così bello? Beh, ti abboni, come hanno fatto loro, che così puoi vedere anche i video prima che escano. E alla fine di tutti i nostri video io ti ringrazio perché tu supporti il canale, ci dai una mano a fare sempre meglio e sei sempre presente all'interno dei nostri pensieri.